polpetta con salsiccia dentro, brulichi di pane, prezzemolo, parmigiano reggiano, originale. E poi ci abbiamo messo un po' di noce moscata, sale, pepe, origano. L'origano è fondamentale. L'origano non si può prescindere dall'origano. Making food is a love language, which is why my dad decided to cook Valentine's Day dinner for my mom. Guarda chi c'è! Buonasera! Che fai, mi filmi? Morte sua. Oggi mi andavano le polpette stasera. Il sugo, che buono. Fatti con le mie manine. Vedi? Così funziona. Chi cucina, cioè chi cucina non pulisce e chi pulisce non cucina. Vabbè, stavo perdere cosa è successo negli scorsi 30 anni. Esagerata, sempre esagerata. Love is sweet and delicious, but it requires this cleaning and keeping and maintaining. And I think it's worth asking who is doing that most of the time. L'Accademia della Cucina Italiana, or the Academy of Italian Cuisine, is an international network of delegate groups that evaluate Italian restaurants around them on the basis of authenticity and contribution to Italian culinary culture. My dad is the president of the Boston chapter. Questi sono gli eletti dell'Accademia, grazie Ciccio per aver organizzato questa cena. Un lavoro di mesi per organizzare questa cena del genere. Grazie, grazie. Grazie a voi. Mike De Corvin è lo chef che sta lavorando per noi col suo team stasera. Mike lavora con ingredienti locali, quindi anche la mozzarella che vedete lì dovrebbe essere di provenienza locale, quindi del New England. Tutto quello che mangeremo è locale, quindi vi auguro una buona cena, buone conversazioni e grazie di essere intervenuti. E... Bravo! E mozzarella bianca, il contrasto tra la porpora e la melanzana e il bianco della mozzarella. Io mangiavo questa cosa, mi pizzicava la lingua e dicevo al cameriere: one more, preparano un altro paio. Però in America dicevo one more, nel senso che è stata la cosa più emozionante, che sono venuti gli occhi lucidi, perché certi sapori, certe sapidità ci ottengono solo in Sicilia, dove c'è un certo tipo di microclima, dove le verdure raggiungono un certo tipo di sapore. Ragazzi, these are pasta. Good job. Have you ever heard of pasta? We recognize the With enough Italians and a good enough Italian restaurant, the experience of home can be recreated. Mamma Catania. Ma noi siamo parisi, cioè. Animo prima di insegnarti a tenere a girare gli spaghetti, ci insegnano a pulire il Perché? Cioè, siamo una a Catania. Cosa che non lo sai fare, no, ti cacciano di casa, anche a tenera età ti cacciano di casa. Peso, paracotta di basilico, peso. The global cultural obsession
over Italian food allows this group of people to keep making excuses to go out to eat. Besides all the positive comments, all the dishes were outstanding. Is there anything, if anything, that could have been improved, or there was some... The focaccia, okay. These are focaccia fanatics. They do focaccia at home every day. Okay. Mike, this is the official For your team as well. For your door. Okay. You are part of the Accademia Italiana della Cucina. Molto piacere. Thank you so much. Thank you. Grazie per stare. Italian culture has become a caricature of itself in Italian Americanness. It's not a bad one, but it's different. It's different and it's the same. Food is for people who love each other and want to share it without using words. I think Italian restaurants do that for a lot of Americans. There are more than 100 Italian restaurants in the North End, and only one has been authenticated by the Academy. The only time we would go to the North End, me and my dad together, was to go get an Easter egg for Sunday lunch. My dad moved to Massachusetts before my mom. He proposed to my mom in 1995 at Giacomo's restaurant on Hanover Street. Uovo di Pasqua, ci sono queste? Okay, so that's the biggest you have. Yeah. How much? Yeah. 25. Okay. No. Simona, buona Pasqua! Ha portato l'uovo, eh? Casatiello dolce. Questo è il casatiello dolce della costiera. My parents almost always went to church, but my godparents always hosted the meal after. Parla queste zucchine, sono poesia liquida. Già mangiato un po'. Dice che sono poesia liquida. No, no, la poesia la prenderei positivamente, il liquido un po' meno. All the bread and pastry in their house is made by Carlo, and Carla is the expert in traditional Neapolitan family meals. Infatti la ricetta della pastiera veniva passata non a tutti. Si faceva una prova, la nonna lo faceva con in genere con c'era dei playoff. Una specie. La faceva la nonna con le nipoti per vedere chi è che aveva la mano a fare questa benedetta pastiera. Ti giuro, al paese di Calatafimi, di una certa età, il 50% si chiamano o crocifissa, o crocetta, o catena. Devi bollirli perché nascono dal fuoco praticamente, no? Sono fiori che di cui se non bisogna essere cotto. Should we smash them against this? Perfetto. Sì, sì. Io questa scena la vedo sempre quando Ellen arriva a casa. Sì, ho preso tutto, cioccolato, pastiera.